ci ha portato in vantaggio a pochi minuti della fine. Poi mi dispiaceva che il gol è stato, cioè, è stato generato da un mio lancio che è stato intercettato e poi mi ha fatto un gran tiro anche lui, ha fatto il gol, quindi ancora di più mi ha dato gioia questa cosa. Poi abbiamo portato la cosa a casa per tempi non semplici. Ecco, una partita comunque che si è prospettata veramente, non dico difficile, ma più impegnativa del previsto, Ma più impegnativa del previsto? No, nel senso noi sapevamo che era una partita ostica, ancora cioè ci ricordavamo dell'andata che comunque avevamo già fatto fatica, una squadra che anche nelle altre partite, quella che perde sempre di un gol, non ha mai perso 5-0, quindi vuol dire che una squadra che è lì, è presente, sapevamo delle difficoltà che potevamo incontrare, così è stato. Siamo stati bravi a stare calmi, continuare a giocare e continuare a impegnare il loro portiere. Alla fine questo gol è arrivato. Ecco, comunque si può parlare, nonostante le difficoltà che il Castellazzo vi ha creato, di una partita portata a casa meritatamente, perché alla fine, soprattutto nell'ultima fase, è venuta fuori la vostra qualità. Sì, no, no, quello sicuro abbiamo giocato tutto il secondo tempo, penso, nella loro metà campo, però come ha detto il mister non è facile, perché poi magari per cercare il gol ti butti tutti in avanti, concedi una ripartenza e questo campionato è così, magari sbagli una palla, contropiede, prendi il secondo e poi è sempre più difficile perché comunque loro hanno giocato gran parte della partita in difesa, quindi non era facile. Sono partite che comunque se le vinci hai fatto il tuo e se le perdi fai una figuraccia, quindi non sono mai facili. Tra l'altro avete